Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui e passare un'ora con delle persone che non conosco ma che condividono una passione comune, quindi quella della crescita, dell'evoluzione, del miglioramento. Per cui è sempre un piacere trascorrere del tempo con persone così. Mi presento, sono Lorenzo La Scala, ho 54 anni. E da oltre 30 anni mi occupo principalmente di movimento e corpo, e in questi anni però ho coltivato due passioni fondamentalmente: quella dell'aspetto più strutturale, quindi del nostro corpo, e dell'aspetto più sottile o meno visibile, che è quello che possiamo chiamare mentale o emotivo, qualcuno lo chiama spirituale, insomma ci sono un sacco di aspetti che coinvolgono quella parte meno visibile. E in questi 30 anni ho avuto modo di fare tantissime esperienze, intanto su di me, per vedere che cosa sarebbe successo, poi di studiare e di proporre alle persone dei percorsi. Per cui nel tempo ho preso un master in psicologia dello sport proprio a Torino con l'equipe del dottor Vercelli, e sono sofrologo caesediano e poi coach per quanto riguarda sia gli aspetti sportivi ma anche quelli relativi ad obiettivi di vita che possono essere il lavoro, lo studio o anche semplicemente il benessere, lo star bene. C'è un'amicizia ormai ventennale con Maria Luisa, quindi anche con Sergio e con tutta l'equipe dell'UDS, per cui qualche tempo fa abbiamo creato insieme il corso che viene proposto appunto dall'Università del Sociale, che è le soft skills. Per cui oggi andiamo a prendere un pezzettino diciamo di quel percorso, ed è forse il pezzettino che a me entusiasma di più perché forse è un po' alla base di tutto. Allora, avete visto il titolo Sincronia, che ha a che fare ovviamente con il tempo, se andiamo a vedere l'etimologia della parola. Io lo utilizzo soprattutto con quelli che sono i concetti della psicologia dello sport, in particolare con diciamo con il metodo Sfera, che dà una sua caratterizzazione a quella che è la sincronia. Condivido velocemente, solo per così seguire tutti insieme, quello che potrebbe essere. Quindi ne parleremo un pochino, faremo esperienza, vedremo come allenarla, visto che proprio forse è la madre di tutte le capacità rispetto a quella che è sia la psicologia dello sport, ma anche la psicologia della performance umana. E poi vedremo come mente e corpo si influenzano a vicenda, sia in positivo che in negativo. Per cui faremo delle cose pratiche e teoriche insieme. Allora, vediamo un attimino quelli che sono così, gli elementi teorici. Questi se avrete modo di leggere anche il libro di Vercelli, sono spiegati molto nel dettaglio. E la capacità, diciamo, che ci permette di avere tutta una serie di vantaggi nel quotidiano. Qua vedete che è definita come quello stato dell'essere presenti e concentrati su quello che stiamo facendo. Al di là dell'attività, per cui posso essere in sincronia mentre faccio sport, mentre studio, mentre sono in compagnia della mia fidanzata, del mio fidanzato, mentre sto giocando con i figli, no, non cambia. La caratteristica principale è che c'è questa connessione mente-corpo, cioè io sono lì dove c'è il corpo e ci sono anche con l'aspetto più sottile, quello mentale, e direi anche con l'aspetto emotivo.
Diciamo che i campioni in questo in genere sono i bambini, e soprattutto se sono bambini piccoli, perché sono lì con tutto il loro essere, difficilmente si spostano con la mente da quello che stanno facendo. Quando non siamo in sincronia, una delle cose che succede molto spesso, facendo i vari lavori di consulenza sia individuale che con i gruppi, lo vedo sempre di più, soprattutto in questo periodo, dovuto ovviamente a quello che ci sta capitando, che stress ed ansia emergono, si fanno vedere velocemente con tutta una serie di diciamo, conseguenze ovviamente negative. Allora, giusto per avere anche dei riferimenti, così ci può essere di aiuto fare una specie di autoanalisi. Allora, quando sono in sincronia, innanzitutto sto facendo un'azione e sto pensando all'azione che faccio, quindi non sono altrove col pensiero. E direi che non è solo sto pensando a quello che faccio, ma sono anche consapevole di cosa succede al corpo. Perché, per esempio, potrei fare un'attività di studio per cui sono concentrato, sono in sincronia con il mio libro, con le mie slide, quello che sto leggendo, ma essere in sincronia vuol dire avere anche il corpo coinvolto e questo ci permette una maggiore ricchezza anche esperienziale. Quando sono in sincronia, quello che succede è fondamentalmente che riesco a immaginare fare nello stesso tempo e soprattutto riesco a fare ciò che immagino. Questo lo si vede, questi studi arrivano insomma da lontano perché già le tradizioni antiche orientali se ne sono occupate da millenni. Nello specifico, pensando alla derivazione di quello di cui stiamo parlando adesso, cioè nella psicologia dello sport, si vede proprio che hanno visto tutti gli studi fatti da Vercelli, ma anche da altri ricercatori, che ovviamente gli atleti che ottengono risultati migliori sono quelli che riescono proprio a essere lì in quel momento e a tirare fuori il meglio delle proprie capacità proprio perché riescono a creare questa connessione tra mente e corpo. Quando siamo in sincronia, non solo riusciamo a essere concentrati, non solo quindi il pensiero su quello che stiamo facendo, il corpo è coinvolto e quello che succede, poi la conseguenza è che quando siamo così presenti a noi stessi, riusciamo a percepire le nostre migliori sensazioni. Collegato a, diciamo, a sincronia, aggiungo un pezzetto che meriterebbe veramente una giornata, se non un weekend di studio, di presentazione, che è il concetto di flow. Cioè, si è visto che i performance insomma, persone che riescono a vivere al meglio questo stato di sincronia, entrano poi in quello che viene definito lo stato di flow, quello stato di grazia che, se volete, artisti, religiosi, sportivi, ricercano, cioè quella sensazione di riuscire a dare il meglio di sé nel fare ciò che si sta facendo. Ora, quando invece non sono in sincronia, beh, intanto succede esattamente il contrario di quello che abbiamo detto prima, quindi sto facendo una cosa e ne sto pensando ad un'altra. Qua vi invito proprio così, a fare una riflessione. Pensate quanti momenti della nostra giornata non siamo in sincronia. Oltretutto, per come è organizzata la società al giorno d'oggi, con la tecnologia velocissima che assorbe tanta della nostra attenzione, insomma, essere in sincronia è veramente una sfida. Mentre agisco, penso o al passato o al futuro. Si è visto che, questo soprattutto in chi fa sport, quando c'è l'errore, dando per scontato che l'atleta sappia fare quello che sta facendo, quindi quando c'è l'errore, in genere perché il pensiero non è nel presente, quindi
che spesso si sta pensando a qualcosa che è successo, magari a un'azione che è andata male prima, oppure a quello che potrebbe succedere dopo. E quindi quello che fa proprio il pensiero è spostarsi, oscillare tra queste due rive. E succede comunque anche a noi, nella nostra giornata, spesso pensiamo a qualcosa del passato o siamo proiettati nel futuro. Soprattutto per chi si trova poi a performare in qualche modo, sto seguendo diversi studenti che hanno questa difficoltà, cioè di essere molto preoccupati durante una verifica, un'interrogazione, di che cosa pensano gli altri. Ed è una delle cose che succede quando non siamo in sincronia, è un segnale. E poi l'altra cosa è che in qualche modo anestetizziamo il corpo, cioè difficilmente riusciamo a percepire sensazioni corporali e soprattutto quelle positive. Le sensazioni che associamo alla sincronia, intanto siamo proprio quella di essere nel presente, non c'è una distinzione mente-corpo, ma ci percepiamo integrati come un'unica cosa, siamo concentrati, direi addirittura. Che quando si vive poi lo stato di flow, per chi ha avuto esperienza, lo si può vivere anche semplicemente giocando con i propri figli, non necessariamente salendo su una montagna alta, okay? Quindi lo stato di flow lo possiamo vivere veramente in tantissime occasioni. E quindi quando riusciamo a essere in sincronia, questo stato di flow produce quella che, diciamo, i mistici definivano o definiscono contemplazione. Quindi riusciamo a essere osservatori e osservati nello stesso tempo. Bene, la cosa secondo me che poi è importante è vedere che cosa succede nella pratica, perché quando poi non siamo in sincronia, bene, questi sono concetti teorici, ma la pratica ci dice che cominciamo a fare degli errori, quindi facciamo errori sul lavoro, a scuola, nello sport, errori di relazione. Magari c'è mio figlio che mi sta parlando di qualcosa di importante, io sono lì con il corpo, con la testa, sono da un'altra parte e mi perdo dei momenti importanti. Per cui è bello come viene descritta nel metodo Sfera, cioè come non solo il fondamentale, come fattore fondamentale per la prestazione, ma come la madre di tutti i fattori. Ed è per quello che oggi, insomma, ci tenevo a parlare di questo, perché poi se non siamo presenti ci perdiamo dei pezzi di vita, molto semplicemente, con conseguenze che possono diventare anche a volte complicate. Pensate a quante persone viaggiano guardando i messaggi al cellulare, quindi stanno guidando, e allora veramente lì, a parte la sincronia, c'è anche l'angelo custode che accompagna tanti, perché diventa veramente complicato evitare poi conseguenze negative. Quando non siamo in sincronia, non solo commettiamo errori, ma poi a catena in genere andiamo proprio a spezzare un ritmo in quelle che poi sono le relazioni con l'ambiente, con gli oggetti e le relazioni anche con gli altri. Per cui veramente credo che sia la base del nostro benessere, perché nel convegno qua si parla soprattutto di benessere. E riuscire a svilupparla, ad allenarla, visto che è una nostra capacità, non è che non ne siamo capaci, magari ci siamo dimenticati, magari l'abbiamo messa da parte, ma sicuramente è una capacità dell'essere umano. Allora, è importante dedicare del tempo. Tra parentesi, non è neanche necessario dedicare tempo ulteriore. Vedremo adesso come possiamo sviluppare diciamo, un allenamento in qualsiasi momento della giornata della sincronia. Ora, siccome parliamo di benessere, ci tenevo ancora a dare un breve spazio teorico
ci occupiamo di questo triangolo che a me serve tantissimo, sempre nei corsi che porto avanti, sia di gruppo che nelle consulenze individuali, perché ci fa capire immediatamente come possiamo agire per stare meglio. Questo è collegato ovviamente al concetto che abbiamo visto di sincronia, cioè questa integrazione, questa connessione della mente e del corpo. Ora, se riflettete un attimo e pensate a che cosa ricerchiamo, e vedete che lì c'è scritto benessere, ora noi questo benessere però lo identifichiamo in mille modi diversi, cioè possiamo vivere il benessere attraverso tantissime esperienze, anche una sensazione, non so, di eccitazione dovuta alla velocità per noi è un senso di benessere, oppure l'abbraccio di una persona cara, la soddisfazione di riuscire a ottenere un risultato, di superare una prova, la condivisione di valori piuttosto che di progetti, anche l'acquisto di, non lo so, di una maglia che mi piace, che mi fa sentire bene, che mi dà comfort, una casa piacevole. Quindi questo concetto di benessere è legato fondamentalmente poi al concetto di stato emotivo, perché noi riusciamo a provare benessere, che è uno stato emotivo inteso come un benessere sia della parte corporea che della parte mentale o della parte emotiva. Ora, che cos'è che condiziona questo benessere? Per semplificare, ci sono tantissimi modi per spiegarlo. Io utilizzo questo perché è molto immediato e credo molto pratico anche. Allora, il primo è la fisiologia, cioè tutto ciò che noi facciamo al corpo o con il corpo produce dei cambiamenti anche emozionali, emotivi, in quello che noi definiamo stato. Okay? È facile identificare una persona che è triste, che è depressa, da come cammina, da come respira. Anche se non abbiamo fatto studi di psicologia del profondo, quando qualcuno che ci compara la vista e lo vediamo, non so, con determinati atteggiamenti, in base a come guarda, come respira, come si muove, subito cogliamo se c'è qualcosa che non va, o anche se c'è qualcosa che va, per cui se è molto sorridente, se è aperto, se parla con una certa velocità. Quindi il corpo manda delle comunicazioni, queste comunicazioni arrivano anche all'esterno, ma sapere che sì, una persona triste si muove in un certo modo e una felice in un altro, ma è anche vero che se io cambio il mio modo di muovermi, il mio modo di posizionarmi nello spazio, questo ha un cambiamento nelle emozioni. Vi invito a fare proprio degli esperimenti, che adesso non possiamo fare qua per gli spazi, però provate quando siete tristi o arrabbiati a farvi una bella corsa di 10 minuti, un quarto d'ora molto veloce. Vedrete che in quel momento lì è difficile rimanere con quello stato d'animo. Ora, quindi, il corpo è un elemento fondamentale nella creazione dello stato d'animo. Che cosa condiziona il corpo? Lo condiziona la postura, il movimento, abbiamo detto. La respirazione, una persona felice che ride respira in un certo modo, una triste, una depressa, una arrabbiata ha una respirazione diversa. Se io sono in uno stato neutro e cambio la respirazione, vedrete che emergono emozioni differenti. Ora, vi immagino così di fare un salto immaginativo, provate a pensare al classico matrimonio. Quindi come ci si sente alla fine di un matrimonio, dopo aver passato magari 4-5 ore seduti, dopo aver riempito questo contenitore che è il nostro corpo di una quantità di cibo che non siamo abituati a ingerire. Quindi c'è la staticità del movimento, nella fisiologia rientra anche tutto ciò che introduciamo. E quindi come ci si sente alla fine di un matrimonio? Difficilmente ci si sente molto energici,
come propositivi. Io ho proprio la sensazione di questa sensazione di fiacca, di mollezza, di insomma, non tanto di, né di benessere né di eccessiva gioia, perché alla fine del matrimonio uno veramente è spossato. E quindi tutto ciò che noi facciamo al corpo, dalla chimica alla postura, alla respirazione, al movimento, creano il nostro stato emozionale. Se lo utilizziamo in modo costruttivo sarà positivo, se lo utilizziamo in modo negativo potrebbe essere distruttivo. La cosa che sappiamo è che cambiando qualcosa nella fisiologia noi possiamo cambiare lo stato emozionale. L'altro elemento che va a condizionare fortemente il nostro stato emozionale e quindi di benessere, è il focus, cioè semplicemente dove io porto l'attenzione. E pensate quante volte ci è capitato, senza avere malattie mentali particolari, però di avere un pensiero ossessivo negativo che insomma ci disturba tutto il giorno. E magari non è neanche niente di vitale, però è qualcosa che ci ha fatto arrabbiare, qualcosa che riteniamo un'ingiustizia o qualcosa a cui diamo una valenza più grande di quella che è. Quindi, se penso al focus, immagino come dire, uno strumento, un cannocchiale, qualcosa che può centrare l'attenzione, e se quell'attenzione è centrata su problemi, su negatività, su elementi che noi addirittura magari ingigantiamo o con l'immaginazione o anche attraverso, dopo quello che vediamo, attraverso il dialogo interno, e questo focus ovviamente crea una situazione di malessere. Se invece ci vediamo magari di fronte a un problema, vediamo anche un'opportunità o vediamo anche delle cose differenti, questo può produrre dei significati e di conseguenza anche una situazione emozionale o dello stato emotivo differente. E qui, insomma, tutti abbiamo fatto esperienza sia delle cose positive che delle cose negative sulle quali ci focalizziamo. Dal mio punto di vista, la cosa importante è sapere che il focus è in nostro potere, cioè possiamo decidere attraverso la presenza dove direzionare il pensiero. L'ultimo elemento che vediamo il dialogo interno. Ovviamente faccio sempre questo esempio quando qualcuno viene a chiedere consulenza: immaginate una persona che deve andare a un colloquio di lavoro e prima di avvicinarsi al momento del colloquio ripete a se stesso che non è abbastanza preparato, non è abbastanza intelligente, è troppo giovane, troppo vecchio. Ci sono degli aspetti di quel lavoro che non conosco, quindi sono insicuro. Insomma, se la persona utilizza un dialogo anche qui depotenziante, questo creerà uno stato d'animo che non sarà magari utile a quella che deve essere la prestazione del momento, se parliamo di prestazione, ma anche semplicemente a uno stato di benessere. Quindi in questo dialogo interno posso utilizzarlo in modo positivo o posso utilizzarlo in modo negativo. E il saperlo ed esserne coscienti ci dà un qualcosa in più per poter cambiare eventualmente il nostro stato d'animo. Quindi se mi accorgo che le parole che utilizzo, quindi io qua ho scritto dialogo interno, ma possiamo immaginare tranquillamente un dialogo esterno. Immaginate quando qualcuno viene e si lamenta con voi, no? Quindi si lamenta e continua a lamentarsi. Beh, oltre a stare male lui e magari continuare ad arrabbiarsi, magari trasmette pure a voi ascoltatori questo malessere. Quindi è fondamentale sapere che in funzione di quello che io mi racconto rispetto alle cose che vedo, questo racconto mi condiziona. Ora, se noi mettiamo insieme i tre elementi, quindi immaginate una persona che cammina in modo fiacco, lentamente, respira con un respiro molto accorciato, si focalizza su tutte le cose negative della sua vita e si racconta che non c'è via d'uscita. Immaginate che cosa succede, cioè si cristallizza questa emozione, diventa veramente complicato uscirne. O il contrario, se io cammino, insomma, con una postura aperta, comincio a guardare anche le cose belle che ho attorno a me,
e mi dico attraverso un dialogo positivo che c'è possibilità anche di fronte ai problemi. Questo chiaramente produce uno stato emotivo differente che mi serve poi a fare le cose che devo fare. Non vuol dire che se io metto bene il corpo, mi focalizzo sulle opportunità piuttosto che sui problemi e utilizzo un dialogo positivo che non ci sia il problema, ma mi metto in una condizione migliore per affrontarlo. Bene, abbiamo fatto così una prima parte di introduzione, adesso vorrei con voi proprio fare un'esperienza. Allora, l'esperienza che andiamo a fare è questa, di modificare le nostre posture per vedere come cambia lo stato d'animo rispetto alla postura che stiamo utilizzando. Per cui vi invito, questa in sofrologia viene chiamata postura di secondo grado. Allora, ci posizioniamo e manterremo per un po' di secondi, diciamo un minuto circa, questa posizione. Teniamo i piedi ben radicati a terra, la schiena è appoggiata allo schienale, le mani sulle cosce, chiudiamo gli occhi. Ora vi invito a rimanere lì e semplicemente a sentire piedi, mani e respiro. Quindi stiamo usando il pensiero e il corpo insieme, siamo focalizzati, per usare le parole di prima, sulla postura e sentiamo semplicemente questa postura che cosa produce. Sentite che stato d'animo produce. Non importa se lo ritenete positivo o negativo, solo percepite. Ancora qualche secondo. Molto bene. Adesso fate un respiro profondo, riaprite gli occhi. Andremo a cambiare la postura e andiamo ad assumere questa postura. Quindi vi sedete sul bordo della sedia, i piedi sono sempre ben radicati a terra. Gli ischi, che sono quelle ossa che noi abbiamo, diciamo, dentro i glutei, proprio all'interno del bacino, e che ci permettono di sentire quel fastidio quando la sedia è dura. Dobbiamo sentire quelle ossa. La schiena è diritta ma è rilassata, le spalle leggermente aperte ma rilassate, le mani sulle cosce, chiudiamo gli occhi. E di nuovo entriamo in contatto con le sensazioni e le percezioni che arrivano dal mantenere questa postura. Solo sentire. E attraverso la nostra capacità di pensiero, proviamo a osservare se è come prima, se abbiamo le stesse sensazioni di prima, di quando avevamo la schiena appoggiata allo schienale, o se è cambiato qualcosa. Magari in modo delicato è cambiato, non c'è sicuramente una rivoluzione, ma stiamo lavorando sul sottile, quindi sentite le differenze tra questa postura e quella di prima. Fate un respiro profondo, riaprite gli occhi. Ora andiamo a sperimentare una terza postura. Queste sono sempre posture della sofrologia caissediana. Questa è una postura che viene definita di terzo grado, quella di prima si chiama postura isokai. Ora vedete che dovete portare i piedi dietro le ginocchia, sollevate i talloni e guardate le mani
Ok, mettiamo il pugno sinistro sotto l'ombelico sul basso ventre e la mano destra che copre il pugno sinistro. Le ginocchia sono unite, le spalle aperte ma rilassate, sono delicatamente aperte. Chiudiamo gli occhi e di nuovo entriamo in contatto con le sensazioni, le percezioni che ci arrivano da questa postura. Anche qui l'importante è sentire. Ancora qualche secondo. Sentite le differenze tra questa postura e quelle di prima. Osservate con la vostra capacità mentale le differenze. Un respiro profondo, riapriamo gli occhi. Bene, andiamo a sperimentare ancora una postura che è quella di quarto grado, che è rappresentata qui, per cui vi chiedo di alzarvi in piedi, di tenere i piedi ben radicati a terra, sono leggermente divaricati, la testa è leggermente inclinata, chiudete gli occhi, la schiena è aperta, le braccia aperte, ma anche qui senza fatica. Stiamo lavorando sulla coscienza, sulla capacità di sentire le differenze, sentite questa postura come cambia. Se poi lasciate anche un leggero sorriso sulle labbra, cioè distendete il viso, sentite come cambia la percezione barra emozione che potete provare stando così rispetto a prima. Fate un respiro profondo e lentamente poi sciogliete e vi potete mettere in posizione seduta di nuovo.